Amici dell'Orizzonte degli Eventi, buonasera, bentornati. Ecco di nuovo a voi, due ospiti ormai possiamo dire fissi, vero? Sull'Orizzonte degli Eventi, molto graditi, Enrico Petrucci e Emanuele Mastrangelo, le nostre due E accoppiate. Bene, questa sera, su proposta appunto dei nostri amici, parliamo di distopie. Di tutti quei romanzi, quegli scritti, quei saggi, anzi a volte anche saggi, ma ci concentreremo soprattutto sulle opere di narrativa, che a partire non dal Novecento, ma da molto prima, come vedremo, hanno cominciato a delineare il nostro futuro. Sono distopie in parte positive, soprattutto quelle dell'era positivista, sono molto concentrate sulla tecnica, sulle meraviglie del futuro dal punto di vista tecnico. Poi, come si entra nel Novecento, come sappiamo tutti, arrivano gli Orwell, gli Huxley, che sono i più celebri esponenti di questo filone. Però ce ne sono stati degli altri molto importanti e molto significativi, di cui cominceremo a parlare. Ecco, io do la parola ad Enrico per iniziare questo percorso che sicuramente sarà molto appassionante. Sì, come appunto avevamo accennato nel nostro primo video, quello relativo alla cancel culture, in cui avevamo accostato quello che stava succedendo con alcune delle distopie classiche, è un argomento che ci ha sempre interessato. E vorremmo partire da una delle prime distopie moderne, che è il Tallone di Ferro che pubblica Jack London nel 1908, quando è già un autore affermato. Jack London, quasi tutti lo hanno conosciuto a scuola per Zanna Bianca o per Il richiamo della foresta, che scrive tra il 1903 e il 1906, diventa rapidamente uno scrittore di grande successo, un inviato speciale che gira tutto il mondo, ma morirà giovane a 40 anni per l'effetto combinato di alcolismo e abuso di medicinali. Lo conosciamo essenzialmente come scrittore d'avventura, il mito del Grande Nord, è anche colui che inventa un po' il genere dei racconti di pugilato, quindi anticipando Hemingway. Il Tallone di Ferro viene un po' messo da parte perché è considerato quasi un romanzo proto-socialista, perché Jack London nasce nel 1876, viene abbandonato subito dal padre. Curiosamente, la madre di Jack London è un'appassionata di spiritismo, di sedute spiritiche, si diletta come medium. E poi quello che diventerà il patrigno di London, da cui prenderà il cognome, lo conosce la madre proprio nell'ambiente degli spiritisti. Anche se tutto sommato questi elementi non rimarranno nella letteratura di London, che pur anticipando la fantascienza, alcuni temi come i viaggi spazio-temporali, entità aliene in alcuni dei suoi racconti e nel suo romanzo Il vagabondo delle stelle, da appunto un genere che comunque sia riscuoteva piuttosto successo all'epoca, si tiene lontano dal fantastico propriamente detto. Il Tallone di Ferro viene pubblicato nel 1908, non è la prima distopia in senso stretto. In realtà era un genere che si andava formando già quasi da una quarantina d'anni. Ma prima di iniziare a parlare di distopie, vale la pena fare una puntualizzazione sull'utopia, quindi sul governo ideale, che nasce questo filone filosofico-letterario con Tommaso Moro nel 1516. Siamo ancora in Inghilterra prima che diventi anglicano, tant'è che Tommaso Moro poi è santo per la Chiesa Cattolica, e compone questa specie di trattato filosofico in forma narrativa dove delinea questa società, questo governo ideale. Curiosamente troviamo già un elemento che oggi ci potrebbe un po' far pensare a programmi di Davos, perché
Già si parla di abolizione della proprietà privata e siamo nel 1516, quindi, come dire, l'elite già da allora si stavano ponendo il problema della proprietà privata e che non avere nulla conduce in Alla qualche modo felicità. alla felicità. Proprio di riflesso al termine utopia, nel corso dell'Ottocento vari commentatori, politici, giornalisti inglesi incominciano a delineare il termine distopia o cacotopia, perché all'inizio convivono, in cui si va a definire il peggiore dei governi possibili. Ancora non ha una connotazione letteraria, è più un termine da polemica sulle pagine dei giornali, da polemica in Parlamento. Il primo a scrivere una distopia come la pensiamo oggi, quindi descrivere una realtà futura di una forma di governo in qualche modo oppressiva o che vada a ledere le libertà individuali, curiosamente uno degli scrittori che nell'Ottocento è tra gli araldi del progresso, del positivismo ottocentesco, che è Jules Verne, che nel 1863, quando è già famoso, propone al suo editore un romanzo dal titolo Parigi nel XX secolo, che è appunto un esempio di quella letteratura d'anticipazione in cui si va a descrivere realtà future, appunto come faranno molti altri, tra cui Salgari, più che altro declinata nel senso del meraviglioso. Ma Verne, con tutto che è un positivista, tratteggia una società con elementi fortemente negativi, perché la sua Parigi del XX secolo, la sua Parigi di fine anni 90, diventa una sorta di tecnocrazia. Non c'è un'oppressione in senso stretto, ma la letteratura e l'arte sono praticamente scomparse, non hanno più valore. E quindi si descrive la vita di questo che potremmo definire l'ultimo studente di lettere che vaga per questa città dove il romanticismo non ha più senso, è tutto in mano agli ingegneri. L'editore giustamente si pone il problema che non è in linea con le pubblicazioni che il pubblico si aspetta da Jules Verne, e quindi il romanzo verrà pubblicato solo nel 1994, quasi una censura che durerà 130 anni. E proprio appunto, come dicevo, a fine 800 inizia a diffondersi, soprattutto da autori, giornalisti di stampo socialista, una letteratura d'anticipazione che vuole un po' riportare in auge l'utopia. Quindi sono descrizioni di stampo socialista, racconti lunghi in cui si descrivono società pacifiche con un'attenzione per il welfare state, niente più miseria. La più famosa è quella che scrive Edward Bellamy nel 1888, che è Guardando indietro, che pur appunto non è la prima del suo genere, ma presenta alcuni temi che poi verranno rielaborati anche da altri autori, tra cui Wells. Perché è il primo esempio in cui il protagonista si risveglia dopo un sonno di quasi un secolo nel futuro. A fronte di questi utopisti socialisti inizia un percorso di riflessione e di critica, tra cui troviamo proprio lo stesso Herbert G. Wells, che con il suo romanzo Il risveglio del dormiente, che è una prima edizione a fine 800, una nel 1910, potremmo quasi definirlo la prima distopia moderna, perché troviamo appunto il dormiente che si risveglia un secolo dopo in questa società oppressiva gestita da una elite con il popolo completamente oppresso sull'orlo del collasso. E un altro che appunto rielabora i temi di Bellamy è l'italiano Paolo Mantegazza, intellettuale, medico, molto, molto prolifico come autore a fine 800, in cui da un lato vuole ironizzare sulle magnifiche sorti e progressive del socialismo in un'ottica di visione futura,
ma d'altro lato ci tiene a spingere alcuni elementi a cui teneva, come l'eugenetica, perché lui aveva già scritto un altro romanzo di anticipazione in cui l'eugenetica diventava la chiave di volta di questa relazione epistolare tra due amanti. Tu prima hai citato Le meraviglie del 2000 di Emilio Salgari. Questo Sì. è un testo molto interessante dove c'è anche qui un viaggio nel futuro, dal 1903 al 2003, quindi si spingono fino al 2003, ma è interessante come viene fatto questo viaggio, cioè attraverso praticamente un principio attivo, una pianta che rianima letteralmente dei morti. Si risvegliano in questo futuro e vedono tutte le meraviglie, alcune delle quali sono sorprendenti: macchine volanti, treni sotterranei, ma anche sistemi di comunicazione istantanei. Ma la cosa più curiosa, e questo fa capire che è stato scritto in un momento in cui arrivava l'elettricità, quindi quello era proprio la rivoluzione tecnologica più importante. Questi due viaggiatori nel tempo alla fine hanno un tracollo nervoso perché l'energia elettrica ha sconvolto i loro sistemi nervosi. Questo fa venire in mente certi scenari sul 5G, no? Sull'inquinamento elettromagnetico, ecco, che no, è dimostrato, non è che è solamente un complottismo. La corrente elettrica si iniziava a mettere in relazione con il sistema nervoso, per cui infatti nasce anche in quel momento la teoria dell'elettroshock, la terapia dell'elettroshock, Sì. molto Basta pensare a diversa. Galvani, le rane, Infatti. a partire da Frankenstein, no? Quest'idea di riattivare, rimettere in moto. Che dà un po' l'idea anche di corpo umano come un po' come macchina, ecco, come Gli se. esercizi, in italiano si dice, almeno in romanesco, si dice che una persona quando è un po' strana si dice che è sciroccata. Se ti pensi, lo scirocco è un vento caldo che carica l'aria di elettricità statica. Sì. Cui, se ci fate caso, quando il vento cambia scirocco, diventiamo tutti più nervosi, si dorme male la notte, eccetera. Quindi qualcosa sicuramente già all'epoca avevano colto sull'argomento. Sì. Nell'anno 3000 c'è anche la riproduzione, l'utero artificiale, la riproduzione programmata, anche questa è una bella intuizione, bella brutta, insomma, come la vogliamo classificare. Ecco, scusami se ho fatto Sì, questo no, inciso, ma. appunto. Allora, appunto, siamo in una fase in cui ancora no, non è chiara la distinzione tra, appunto, visione futura e elementi negativi. Le cose cambiano nei primi anni del Novecento, quando nel giro di 3 anni escono 3 libri che so, appunto, tutti e 3 possono essere considerati il primo esempio di distopia. Abbiamo il Talone di Ferro del 1908, lo precede di un anno Il padrone del mondo di Robert Hugh Benson, che era il figlio dell'arcivescovo di Canterbury, quindi la più alta carica della Chiesa anglicana, che molla tutto e diventa cattolico. Questo, appunto, Padrone del mondo è interessante perché mescola elementi apocalittici, sottolinea, qui troviamo una critica molto forte dell'eutanasia e appunto combina elementi apocalittici di tipo cattolico. E poi nel 1909 l'altro romanzo che è appunto iniziatore della letteratura distopica, che è La macchina si ferma di Forster, che è famoso soprattutto per Casa Howard, Passaggio in India, Camera con vista, e che faceva parte del gruppo di Bloomsbury, quindi qualche modo prima di Huxley già c'erano state avvisaglie che no, non tutto sarebbe finito per il meglio. Peraltro Huxley frequentava anche quell'ambiente lì, quindi saranno girate delle idee, no? Fra di loro. Sì, era evidente, diciamo, che queste idee portassero anche a soluzioni non così positive.
in qualche modo il tallone di ferro nasce proprio dall'esperienza che Jack London vive a Londra, perché lui è già un giornalista internazionale famoso, lavora per i giornali di Hearst, il magnate della stampa che poi verrà ricordato per Quarto Potere di Wells, deve andare a seguire la guerra boera in Sudafrica. Passa da Londra, ma in qualche modo poi il contratto cambia e quindi decide di fare un reportage nei bassi fondi di Londra. Di per sé non sarebbe una novità in senso assoluto, perché c'è tutto, diciamo, un filone di letteratura sociale un po' ispirata dall'approccio di Dickens della vita degli ultimi, sia in Inghilterra che negli Stati Uniti, nel New England, però ovviamente London ha la visibilità, ha la possibilità di, appunto, è tra i giornalisti più famosi del periodo, quindi ha un punto di vista diverso, anche perché lui stesso in California, fin dall'infanzia, è vissuto nei bassi fondi, è stato in prigione, ha fatto il pirata e poi ha fatto il cacciatore di pirati, quindi ha vissuto come vagabondo, seguito la corsa all'oro. Quindi può dare una chiave di lettura un po' diversa dal classico, appunto, dall'approccio un po' dickensiano di descrizione degli ultimi, e pubblica una serie di articoli che diventeranno raccolti poi nel Popolo dell'Abisso del 1902, che presenta questa inchiesta, poi posta anche in un formato molto moderno. L'incipit è lui che va nell'agenzia di viaggio, perché all'epoca a Londra c'era la prima agenzia di viaggio, Thomas Cook, e chiede come poter fare un viaggio negli stand, negli ultimi. La risposta, appunto, non possiamo aiutarla, ma come voi che portate la gente in tutto il mondo non sapete spiegarmi quello che cosa succede di là, dal Tamigi nei docks. Questa esperienza è il primo tassello. Poi, come abbiamo detto all'inizio, London, quando va all'università, si interessa del socialismo, quindi diventa un sostenitore, un esponente del Partito Socialista Americano. Come inviato segue pochi anni dopo la guerra russo-giapponese, e pur non, appunto, vivendola in prima persona come reporter, si appassiona alla vicenda della prima rivoluzione russa, quella che poi viene soffocata nel sangue, che noi, appunto, ricordiamo più che altro per la corazzata Potëmkin, per l'ammutinamento della Potëmkin. Praticamente London rielabora sia la sua esperienza nel mondo degli ultimi della Londra miserabile degli stand, sia il fatto che la rivoluzione russa, su cui riponeva speranze, questa prima rivoluzione del 1905, non riesce poi ad ottenere alcunché. E quindi scrive questo romanzo, che in qualche modo è anche un meta romanzo, perché poi, come vedremo, è un romanzo scritto in prima persona da una persona che vive in questa specie di rivoluzione nel 1913, ma che di fatto è proposto come se venisse pubblicato e curato da uno storico del futuro. Quindi lascio la palla ad Emanuele per descrivere un po' più nel dettaglio. Beh sì, considerando questo romanzo, appunto, come ha detto Enrico, un metaromanzo, cioè il racconto della scoperta di un manoscritto, e viene proposto con tutta una serie di, con una prefazione e una serie di annotazioni critiche, come se ci fosse un curatore che pubblica per i suoi lettori del suo tempo, che è un tempo che guarda con sovrano disprezzo, insomma, la nostra epoca, dopo che nel futuro sono riusciti a conquistare, diciamo, un socialismo. E quindi il testo viene fornito di una serie di note a commento, esattamente come noi abbiamo note a commento su testi di secoli passati, recuperati e curati da importanti studiosi storici. Quindi questo è molto stimolante. Diciamo che l'espediente del manoscritto ritrovato è un espediente abbastanza comune, però il manoscritto ritrovato, commentato e annotato, credo che sia un caso unico.
E la trama, senza fare spoiler, è la trama della vita di questa donna che conosce e poi sposa il protagonista della vicenda, che è un rivoluzionario socialista nell'America del 1913, il quale tanto è considerabile un personaggio nicciano, quindi alto, bello, biondo, un po' la bestia bionda nicciana, per cui Landon si trova nella scomoda posizione di essere contemporaneamente apprezzabile da ambienti, potremmo definirli di destra, appunto nicciani, reazionari, fascisti, come vogliamo definirli, insomma, per la presenza di personaggi di questo genere. E poi ha invece tutta una serie di atteggiamenti di racconto, di narrazione, che sono dichiaratamente marxisti, anzi lui chiama Marx il grande eroe della rivoluzione, quindi diciamo che riesce contemporaneamente a scontentare l'una e l'altra parte, per cui e non a caso è conosciuto per Zanna Bianca e non per il tallonferro, e invece mette un po' d'accordo tutti. Quindi, senza spoilerare la trama, il racconto è particolarmente angosciante per noi che viviamo in questa stagione di ultrazione dei diritti costituzionali, di eclissi dello Stato di diritto, perché essenzialmente è la narrazione di come l'oligarchia, che poi nel corso del tempo diventerà il tallone di ferro, ovvero una dittatura che schiaccerà tutti i popoli degli Stati Uniti e presumibilmente, non lo dicono bene, ma si pensa, si immagina, anche del mondo per secoli, come questa oligarchia riesce a schiacciare tutti i tentativi che fossero socialisti o libertari negli Stati Uniti di conservare le libertà costituzionali. E la cosa avviene attraverso una serie di passi successivi, un po' la teoria della rana bollita che sta utilizzando il nostro regime in questo periodo, per cui alcune parti della società pensano di poter venire a compromesso con l'oligarchia, ma hanno, potremmo dire, il premio di Polifemo, cioè ti mangerò per ultimo, e lentamente vengono fagocitati. L'oligarchia lavora essenzialmente partendo dalle grandi corporation, consideriamo negli Stati Uniti, quello era il periodo in cui era stata appena approvata la legge antitrust, ma sappiamo bene che la Standard Oil, per quanto abbia potuto suddividersi in varie compagnie minori, poi alla fine è rimasto un potentato. Insomma, sappiamo che le grandi compagnie petrolifere all'epoca erano dei ministeri degli esteri occulti, così come le grandi compagnie dell'acciaio, che all'epoca erano fondamentali soprattutto per la produzione di armi e di navi da guerra, e di ferrovie, quindi anche le grandi compagnie di tycoon ferroviari. Queste oligarchie essenzialmente erano oligopolistiche e i loro rappresentanti facevano cartello, non si scannavano l'uno con l'altro, per cui potevano imporre i prezzi al mercato e potevano schiacciare la concorrenza. Landon fa una descrizione lucidissima di come i medi, i piccoli prima e poi i medi e anche i grandi imprenditori vengano uno dopo l'altro schiacciati, fagocitati, costretti a vendere le loro imprese e per diventare dipendenti, quindi essenzialmente una proletarizzazione della società, quello che potremmo dire abbiamo visto nell'antica Roma al tempo dei Gracchi, con i grandi latifondisti che espropriavano per debiti i piccoli proprietari, che erano la spina dorsale della libertà repubblicana dell'antica Roma. Dice la descrizione di questo progressivo, di questa progressiva costruzione di un'oligarchia economica, la quale riesce con la corruzione essenzialmente a esautorare il potere politico, per cui il potere politico, il Parlamento diventa una gran cassa e un megafono delle volontà dei desiderata di questa oligarchia, e riesce a creare una società polarizzata in cui una piccola parte di privilegiati gode delle briciole di queste spaventose ricchezze prodotte dall'oligarchia e di conseguenza diventano la guardia bianca di questo regime. E poi ci sono delle masse immense di paria, di sfruttati, che nell'idea di Landon
cercano di ribellarsi. Adesso io mi fermo qua nella descrizione della trama perché altrimenti rovinerei il finale ai lettori. Diciamo che Landon da un lato è più ottimista, dall'altro è più pessimista di Orwell, e non aggiungo altro su questo. Orwell dice che i prolet non si ribelleranno mai. Probabilmente essendo un ex fabiano, a differenza di Landon, che invece queste cose probabilmente le aveva avute per sentito dire, come suggestioni appunto di un clima che si respirava al suo tempo, forse Orwell aveva dei potremmo chiamarli blueprint, dei disegni davanti un po' più pratici. E dal punto di vista della sociologia, quelli tra l'altro sono gli anni in cui la grande scuola della sociologia italiana dell'elitismo inizia a porre le basi del proprio pensiero filosofico. Tutt'oggi, vabbè, non ho perché ci abbiamo scritto un libro su quello su Wikipedia di cui abbiamo parlato proprio con te, e cioè la ferrea legge delle oligarchie di Michels, che descrive essenzialmente, lui parte da uno studio proprio del Partito Socialdemocratico Tedesco e dice che dopo un po' le oligarchie si sviluppano all'interno di qualunque classe dirigente, la quale dal suo iniziale motivo sociale di esistenza passa semplicemente armi e bagagli a difendere il proprio interesse come casta. E questo vale per qualunque entità sociale umana, perfino quella che apparentemente, come dice lui, giustamente, è il Partito Socialdemocratico Tedesco, cioè un partito nella cui ragione sociale dovrebbe esserci la difesa del lavoro. Dice, beh, signori, scordatevi che questa utopia possa reggere più di tot tempo. Dopo un po' le oligarchie si sclerotizzano. Noi abbiamo appunto Michels, abbiamo Pareto, e proprio in quegli anni si inizia a studiare, tra l'altro proprio nello studio anche delle oligarchie come nascono in America, perché l'America è un laboratorio estremamente interessante, perché da nazione essenzialmente di poveracci, di emigrati, di morti di fame, c'è anche una famosa poesia: mandateci i vostri diseredati, ne faremo i nostri cittadini. Adesso la cito molto a braccio. L'America non ha mai avuto una vera e propria nobiltà come c'era in Europa, e allora ancora in Europa questa nobiltà, nonostante nel frattempo fosse passato Napoleone, aveva ancora un peso. Il Gotha, appunto, il Gotha all'epoca era il Gotha della nobiltà, quindi parliamo ancora della società fine 800, 1900. In America questo non c'era, però inizia lì a costruirsi una sua interna oligarchia, potremmo definirla un'oligarchia che scimmiotta un po' la nobiltà, specialmente inglese, soprattutto quella che proviene dalle grandi università, perché le grandi università del New England sono estremamente British style, e le persone che passano all'interno di queste università che tutt'oggi, nonostante il marxismo culturale, nonostante la cancel culture, sono tuttora dei vivai in cui essenzialmente in alcuni di questi ambienti, se entri con diciamo, l'input giusto e poi passi all'interno dei circoli, lì si formano dei circoli paramassonici o dichiaratamente massonici. Se stai nel giro giusto, quando esci sei già senatore, ambasciatore, deputato, governatore in pectore, quindi a 20 anni ti ritrovi già nel gota, appunto, della società americana. E quindi in quegli anni inizia a prendere piede proprio questo tipo di società, potremmo dire neo-nobiliare americana, che viene stigmatizzata da Landon come una società di tipo essenzialmente esclusivista nei confronti degli altri, con l'obiettivo appunto di escludere tutto il resto della popolazione e cristallizzare una separazione fra noi e gli altri, che è una separazione che nelle loro intenzioni dovrebbe essere permanente. Orwell, i prolet non si ribelleranno mai. Apro una parentesi che con Landon non c'entra. In America c'è tutto un filone che potremmo collegare direttamente all'idea di destino manifesto, ovvero gli americani, avendo una forte influenza della Bibbia soprattutto letta in maniera protestante, interpretano se stessi come un popolo eletto al quale il Signore ha dato per destino manifesto questa terra ricchissima, bellissima e vasta,
da soggiogare e trasformare nella loro terra promessa. Questa cosa fino agli anni 20 del XX secolo, quando poi l'America bianca anglosassone inizia a sfaldarsi con l'arrivo dell'immigrazione europea, diciamo più mediterranea, levantina, slava, eccetera, ebraica. Fino a quel momento l'America è fortemente convinta di avere un crisma, un'unzione dal cielo. Cioè noi siamo la 12ª tribù e questa terra ci è stata data come terra promessa e ci dispiace per gli indiani che ci stanno sopra. Questa convinzione è estremamente poi radicata all'interno della upper class e soprattutto della very upper class, perché c'è anche la convinzione poi protestante per cui se sei ricco vuol dire che Dio ti ama veramente. E quindi il tuo destino è ancora più manifesto di quello del contadino a cui ha dato semplicemente una terra da coltivare spaccandosi la schiena. Quindi l'oligarchia in quel momento è un'oligarchia che è profondamente convinta di un diritto divino a occupare quel posto. E non è un caso che in quel momento, per esempio negli Stati Uniti, nascono delle ideologie come l'ecologismo e l'eugenetica che vanno di pari passo. Noi pensiamo che i grandi parchi naturali, i primi grandi parchi naturali vengono fondati proprio su spinta di questi tycoon, di questi mega miliardari a fine Ottocento, con un intento apparentemente benefico, cioè salvaguardiamo la natura, ma vengono fatti cacciando via da quelle terre indiani e coloni. Cioè, diciamo, questi sporchi pezzenti che ci impediscono a noi di andare a cacciare il grizzly. Perché poi questi erano ecologisti con la pelle della tigre bianca siberiana come scendiletto. Si gloriavano di averla cacciata. All'epoca non si parlava ancora di estinzione degli animali, però il concetto era questo, cioè sporchi pezzenti, andate via dalla mia riserva di caccia. Che oggi diventa l'uomo è il cancro del pianeta, no? Esatto. Questa è l'ultima versione 4.0. Un viaggio nello spazio con la navicella, adesso aiutami Enrico, chi è Elon Musk? O... Elon Musk, sì. Adesso soprattutto quella di Bezos. Bezos. Un viaggio di quelli è stato stimato che inquini quanto contemporaneamente inquinano 1 miliardo di persone. Ecco. E evidentemente molta gente ha il concetto, ma che cosa voglio questo 1 miliardo di pezzenti? Cioè se io voglio farmi 48 ore in orbita in un albergo orbitante, francamente vale la pena di eliminare 1 miliardo di persone che inquinano quanto me in quelle 48 ore. Quindi questo ecologismo, e poi da questo ecologismo nascono tutta una serie di teorie per cui si congiunge con il maltusianesimo, siamo troppi, ma non è che siamo troppi noi, siete troppi voi, sì, perché sì. Noi siamo il popolo eletto, noi siamo la 12ª tribù, siamo gli unti del Signore. Noi Dio ci vuole evidentemente bene, altrimenti non ci avrebbe creato ricchi. E poi quindi... si arriva a quei film tipo Elysium, che esatto. È curioso che sono stati fatti da un regista sudafricano che quindi conosce bene anche il discorso della separazione, dei contrasti, no? Sia tra classi che tra diverse etnie. Secondo che i sudafricani hanno un fortissimo imprinting protestante di questo genere, perché anche loro si presumevano un popolo eletto costretto all'esodo dall'Europa che li perseguitava e che avevano trovato la loro terra promessa. Quindi anche lì c'è esattamente la stessa narrazione del pioniere americano. Non a caso l'America per molti anni ha avuto anche simpatia per i sudafricani bianchi, gli Afrikaans. E questa cosa, oltre all'ecologismo, c'è l'eugenetica. L'eugenetica era una teoria molto in voga. Oggi noi in parte ce ne scandalizziamo. Perché? Perché c'è stato l'esperienza del nazionalsocialismo, quindi è uscita allo scoperto quello che è l'aspetto più truce. Però l'eugenetica noi la ritroviamo, per esempio, visto che Enrico ha iniziato il discorso da Tommaso Moro, lo troviamo in Campanella già. Nella Città del Sole, quando lui dice: ma possibile mai che noi alleviamo i cavalli, alleviamo i cani e non alleviamo le persone? Siamo degli idioti, cioè questo era il concetto già dell'utopia nel 1600. Quindi questa idea dell'eugenetica è un'idea, un fiume carsico che ogni tanto riemerge. Nel Novecento riemerge e riemerge con i mezzi per realizzarla, perché inizia con la genetica
con la scoperta appunto delle leggi dell'ereditarietà di padre Mendel, si iniziano a capire come fare. Perché abbiamo risultati eccellenti, tipo quelli di Nazareno Strampelli, che riesce a selezionare e a creare i grani nuovi per cui noi oggi mangiamo 5 volte al giorno. E a Strampelli nessuno ha dato il premio Nobel, purtroppo. E però abbiamo anche questo: abbiamo avuto tutte le esperienze di eugenetica più truci, quindi il progetto hitleriano di eliminazione degli invalidi e degli handicappati. Abbiamo avuto le sterilizzazioni in Svezia fino agli anni 70, con le ragazze madri che erano considerate delle malate di mente, a cui veniva tolto il figlio. Negli Stati Uniti abbiamo credo 60.000 casi di sterilizzazione forzata. Ecco, però all'epoca erano considerate, appunto abbiamo citato Mantegazza prima, erano considerate delle teorie estremamente logiche, e anche tutto il progetto tedesco di eliminazione degli invalidi è considerato un progetto di filantropia, perché da un lato si solleva la società del peso di questi infelici e dall'altro si solleva l'infelice dalla sua presunta infelicità. Quindi, come si dice, l'inferno è la strada per l'inferno è la stregata delle buone intenzioni. All'epoca queste cose erano considerate perfettamente progressive. Quindi fidatevi della scienza, insomma. Certo. Sì, tant'è appunto che l'aspetto più interessante del già citato padrone del mondo di Benson è proprio che appunto c'è questa società sull'orlo del collasso, perché si stanno avvicinando gli ultimi tempi dell'Apocalisse di Giovanni, società che è praticamente l'impero britannico di quell'epoca. Ci sono i terroristi, ci sono le bombe e c'è il pronto soccorso, ma il pronto soccorso è quello dell'eutanasia. Quindi arrivano i paramedici a infondere la dolce morte alle vittime dell'attentato alla stazione ferroviaria. E questo è praticamente l'incipit del volume, così come nel romanzo assisteremo anche un po' come adesso in Olanda, e non solo in Olanda, dell'eutanasia per depressione, per stanchezza di vivere. Quindi non è più soltanto, appunto, come nella puntata di qualche giorno fa, la macchina, la sofferenza, ma diventa anche appunto un modo per alleviare le sofferenze di tutti i giorni. E interessante perché London in qualche modo è un coacervo delle contraddizioni di quegli anni. Quindi è un socialista, ma è un sostenitore dell'eugenetica ed è fortemente razzista. In qualche modo, però, venendo dai bassi fondi, si pone in una dimensione quasi di razzismo spirituale. Le masse sono ridotte in quel modo non tanto per un retaggio ereditario, ma perché non riescono ad elevarsi. Tant'è che, pur essendo favorevole all'eugenetica, non si esprimerà mai a favore della sterilizzazione forzata, che invece all'epoca era un concetto, diciamo, alla portata di tutti. Allo stesso modo, appunto, è un socialista rivoluzionario, addirittura abbandonerà il Partito Socialista Americano perché sono troppo moderati, ma è un nicciano convinto. Tant'è che nell'incipit del romanzo questa figura del rivoluzionario che poi sposa la voce narrante, che è un esponente dell'elite, è la figlia di un professore universitario perfettamente integrato nelle università californiane, quando si trova di fronte questo rivoluzionario, che chiaramente è considerato da tutti i membri dell'elite di cui lei fa parte un sovversivo, lo descrive appunto come il superuomo nicciano, leggo dal romanzo. Era un aristocratico autentico, anche se di fatto combatteva l'aristocrazia, un superuomo, l'essere biondo descritto da Nietzsche e pur tuttavia un ardente democratico. Il protagonista, Ernest Everard, poi questo nome addirittura vuole la leggenda che Che Guevara sia stato battezzato Ernest in onore
del tallone di ferro, cosa poi di cui non abbiamo riscontro, a differenza invece dell'influsso salgariano, come conferma il principale biografo del Che, Ignazio Paco Taibo. Il Che era un ardente lettore di Salgari, della Tigre della Malesia e così via. Quindi troviamo un socialista rivoluzionario che vuole far rivoltare i prolet, però è anche l'eroe ariano. Tant'è che, appunto, sebbene quasi tutte le prefazioni o le curatele alle edizioni italiane dicano che il tallone di ferro venne proibito e censurato nella maniera più totale durante il ventennio, in realtà ci furono ben due edizioni, una nel 1921 e una nel 1928, e comunque circolò, tant'è che adesso un'edizione di quegli anni la trovate tranquillamente a 10-15 euro su eBay, quindi non proprio un testo censurato o proibito, sicuramente non ci furono più ristampe. E in qualche modo probabilmente questo spiega anche perché tutte le edizioni italiane fino alle ultime, io ho l'edizione Feltrinelli, sono monche della prefazione, dello pseudoautore, del curatore storico che appunto prende questo romanzo, questa serie di appunti scritti dalla protagonista Evis Everard, la figlia dell'elite che si innamora del rivoluzionario. Perché nel romanzo è evidente che, appunto, che i miserabili, i proletari non possono risollevarsi con le loro forze. Quindi non è, appunto, il classico socialismo marxista, comunismo in cui il proletariato ha coscienza di sé. Ci vuole il superuomo che spieghi e organizzi. Tant'è che, appunto, spesso e volentieri anche nell'edizione Feltrinelli con la prefazione di Goffredo Fofi si insiste molto sui limiti, diciamo, sul parafascismo, potremmo dire che Jack London fu probabilmente il primo dei rossobruni, quindi il primo ad azzardare una sintesi su opposti estremismi che allora non erano nemmeno nati. Quindi c'è questo forte elemento eroico nella prefazione dello storico che 500-600 anni dopo, quando finalmente l'utopia socialista si è realizzata e quindi si confronta con il manoscritto trovato dentro un albero cavo, dice sì, Ernest Everard fu un rivoluzionario importante, ma fu uno dei tanti. Quindi in qualche modo depotenzia tutta la narrazione più supereroistica in una chiave, appunto, un po' più socialista, un po' più conciliante, ma che da una prospettiva del fascismo dell'epoca probabilmente era troppo di sinistra come prefazione. Ma appunto questa prefazione scompare fino, penso, all'ultima edizione della Newton Compton, che la reincorpora e quindi rende un po' più comprensibile anche le note in cui London dissemina nel volume, che sono sia note per quello che, diciamo, che è avvenuto fino al 1907, riferimenti a fatti reali, cioè la spiegazione della schiavitù negli Stati Uniti, si parla di Lincoln, per quello che invece è dopo, per le vicende di rivoluzionari, chiaramente siamo nella metanarrazione. Un altro elemento, oltre a questo aspetto nicciano di apparente contraddizione, è il fatto che in qualche modo, come appunto spiegava prima Emanuele, è socialista, ma c'è sia una visione positiva della Chiesa cristiana, della carità cristiana, sia in qualche modo gli imprenditori non vengono appunto visti in maniera... anche i capitalisti hanno un cuore, semplicemente non hanno capito che quando appunto la macchina, il tallone di ferro si metterà in funzione, e quindi i trust, le grandi oligarchie faranno piazza pulita di tutto, anche loro saranno costretti poi a mescolarsi con l'abisso. Così come
Altra curiosità, il fatto che tra gli ultimi a opporsi alle oligarchie, d'altronde era uno di quelli che pagavano i suoi articoli, i suoi viaggi per il mondo, c'è la stampa di William Hearst. Quindi l'uomo, il magnate dei media del quarto potere che noi appunto conosciamo per il grandissimo film di Welles, quindi una chiave un po' negativa, nel contesto viene visto come una persona fuori dal coro, soltanto un paragrafo che in qualche modo deve vendere i suoi giornali alle masse, quindi non vuole che le masse siano così abbrutite come invece vogliono i grandi oligarchi. Da dire, agganciandomi al discorso di Enrico, che questo ragionamento che fa Lannon a proposito del fatto che il piccolo e medio capitale è una vittima delle grandi oligarchie, è effettivamente un aspetto che è molto poco marxista, perché il marxismo classico suddivide la società in proletari e capitalisti, ovvero chi non possiede i mezzi di produzione e chi li possiede. Mentre invece poi, specialmente in Italia col fascismo, inizia un ragionamento di tipo ulteriore che nasce dal ceppo marxista. Perché non ci dimentichiamo che la Balabanov diceva che Mussolini era l'unico in Italia che aveva letto tutto il Capitale di Marx, ma inizia un ragionamento differente che è lo scontro di classe non più fra il capitale e il lavoro, bensì fra i produttori e gli sfruttatori, dove il produttore può essere tanto l'operaio proletario quanto l'imprenditore capitalista, mentre lo sfruttatore in generale non ha una vera e propria classe dal punto di vista marxiano, ma è un parassita di questo meccanismo. Nella distopia di London, questi parassiti, avendo il potere finanziario nelle mani, riescono a corrompere tutto il sistema e a cooptarlo da un lato, a distruggerlo dall'altro. Tra l'altro la lettura è, come ho detto all'inizio, particolarmente deprimente perché ci sono dei racconti, dei dettagli su come, per esempio, viene distrutto la piccola e media proprietà, che sono di un'attualità sconvolgente. Pensiamo, per esempio, a drogare il mercato immettendo beni e servizi a prezzi, non, prezzi ultra competitivi, addirittura viaggiando in perdita, perché comunque i grandi trust si possono permettere di andare in perdita diverse stagioni. Mentre invece il piccolo imprenditore, che ha una visione tutto sommato di produttore e non di prenditore, non si può permettere di fare e quindi è costretto a chiudere, che è quello a cui abbiamo assistito in questi anni con le grandi compagnie che si sono potute permettere tranquillamente di andare in perdita pur di guadagnare poi i cespiti che abbiamo visto negli ultimi periodi, che sono scandalosi. Quindi c'è anche un'intuizione sul ruolo finale della finanza in pratica, cioè che non è più il capitalismo industriale, quello della macchina, no? Ma il fordismo, ma è proprio il ruolo della finanza che di fatto poi ha completamente fagocitato il capitalismo industriale, lo ha stravolto e sta creando questa società estremamente polarizzata, una piccolissima elite, una piccolissima oligarchia e masse di persone che non solo sono proletari, ma si proletarizzano, cioè magari avevano raggiunto un certo benessere negli anni dell'espansione economica e adesso vengono ricacciati verso la povertà attraverso vari mezzi, quindi Sono è un'intuizione estremamente geniale quella. purtroppo sì, va detto che probabilmente la matrice lì è una matrice di tipo ultraamericano, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che per gli americani l'imprinting della frontiera, Enrico giustamente ha detto il mito del Grande Nord, il Klondike, eccetera, quindi il mito anche dell'uomo che si è fatto da sé e che pretende di poter difendere il suo proprio ranch arma in pugno. È un mito fortissimo, per cui London probabilmente cerca di creare una crasi fra l'idea socialista del proletariato sfruttato e l'idea dell'uomo libero che vuole vivere libero. E per questo lui non si sente
da socialista, da filo marxista, di condannare il piccolo imprenditore. E in questo senso sentimentalmente riesce poi a fare lo scatto, a superare il marxismo che invece divideva il mondo in maniera manichea, e quindi a produrre, secondo me, un modello interpretativo che è più solido di quello marxista, marxista classico, insomma, perché tiene conto che la realtà è più sfaccettata. E quindi anche molto più cinico, perché il marxismo era effettivamente un po' più ottimista. Invece il tallone di ferro ed è pesante ed è anche duraturo. Sì, sì, prende la teoria del plusvalore e la ricontestualizza proprio nell'ottica del trust e degli imprenditori medio-piccoli. E poi lo spunto interessante del volume, al di là della trovata metanarrativa, è che il punto di vista è quello dell'autrice, che sì, si innamora del rivoluzionario, ma poi deve capire, deve interiorizzare quali sono appunto i limiti della società in cui vive. Quindi potremmo definire, appunto, come abbiamo detto all'inizio, un percorso da pillola rossa. Quindi si parte dall'incidente sul lavoro in cui il povero mutilato non ha diritto all'assicurazione perché è stato un suo errore, in cui scopriamo che dall'avvocato difensore ai capi operai, ai sindacati, l'avvocato, il super avvocato dell'azienda tessile, sono tutti allo stesso modo complici nell'aver fatto condannare il lavoratore, ma in qualche modo sono anche loro vittime del sistema, come scoprirà poi la protagonista, che dalla sua agiatezza piano piano si vedrà togliere e capirà che tutte le libertà di cui gode in quanto vive nel sogno americano possono essere tolte dal momento all'altro, perché basta il giudice, la stampa connivente, e quindi non c'è più notizia. Scusa, c'è anche quel dettaglio del fatto che loro perdono tutte le loro ricchezze con un tratto di penna. Non c'era ancora il bancomat, ma loro erano proprietari di azioni, sì, che gli garantivano una rendita. Di punto in bianco queste azioni spariscono, e poi fai causa, non hai soldi per fare causa, e quindi diventi di punto in bianco, ti ritrovi da essere un piccolo padroncino a un pezzente spiantato, e non hai i mezzi per contrastare questo strapotere, che è essenzialmente quello che vedremo fra pochi anni, quando il denaro elettronico sarà totalitario. In questo percorso, in cui c'è stampa, c'è una forte attenzione alla stampa, tutto che poi William Hearst ne esce bene, appare evidente fin dall'inizio che se la notizia è contro il sistema, quella notizia non verrà data, verrà sviata. In qualche modo, diciamo, anticipiamo poi quello che diventerà la prassi in Unione Sovietica, ovvero il grande esponente dell'elite, in questo caso l'alto prelato, che si convince che quello che stanno portando non è più il messaggio cristiano, e fa una grandissima dichiarazione che dovrebbe in teoria avere un effetto quasi rivoluzionario, nessun giornale la riporterà, e si scoprirà che il povero cardinale ha avuto un esaurimento nervoso, e quindi sparisce nel nulla. Quindi appunto assistiamo... teatrico come un inferno, in cui ti rovinano la vita, che tra l'altro riecheggia anche nel finale della serie dedicata a Kaczynski, a una bomber, sì, quando gli dicono la scelta è fra dichiararti invalido di mente e quindi entrare in un manicomio dove ti imbottiranno di medicine e tu perderai la tua identità, oppure dichiararti colpevole però senza poter patteggiare una pena. E lui, più di non entrare in manicomio, appunto si dichiara colpevole. Quindi già questa cosa del manicomio come strumento per sedare qualunque forma di dissenso cominciava a essere presente all'epoca. Quindi possiamo, per concludere, innanzitutto consigliare la lettura di questo libro, Il tallone di ferro. Io mi ricordo che lo lessi da ragazzina e fu una lettura entusiasmante. L'ho sempre ricordato come uno dei libri più belli, più, da un certo punto di vista, sconvolgente per quello che preannunciava, come sapere, una forma di premonizione, però con un'analisi molto profonda, come avete giustamente analizzato questa sera.
Quindi invito a leggere, a riscoprire quest'autore che probabilmente molti conoscono proprio solo con Zanna Bianca, che peraltro è un bellissimo libro, abbiamo letto tutti da ragazzini, quindi, però c'è questo aspetto di Jack London che va sicuramente scoperto o riscoperto, perché oggi come oggi potrebbe diventare, ecco, un punto di riferimento altrettanto utilizzato rispetto ai classici 1984 e Il mondo nuovo. Quindi attenzione a non finire sotto il tallone di ferro. Però ci siamo già finiti. Probabilmente non, da un punto di vista tecnico non è il romanzo più riuscito di London, proprio perché appunto questa trovata della donna innamorata del rivoluzionario. Però appunto mantiene una lucidità in cui riesce a coniugare l'impostazione socialista marxista in un contesto molto più complesso, come appunto quello che tiene conto anche delle realtà imprenditoriali più o meno piccole. Quindi c'è un capitolo che è i distruttori della macchina, che forse appunto chiunque sia un medio, piccolo, ma anche grande imprenditore che non è ancora dipendente di una multinazionale lo dovrebbe leggere, per capire che appunto la barriera tra la propria sicurezza e un mondo in cui non si ha più il controllo delle proprie vite non è così resistente, non è così spessa. E soprattutto perché poi alla fine il panorama che descrive London è terribilmente attuale, nel momento in cui ti dice che tu hai solo due scelte al di fuori della rivoluzione, che sono o diventare un paria, un miserabile, uno sfruttato, oppure diventare un aguzzino, un cane da guardia che rosicchierà le ossa, magari anche belle polpose, che ti tireranno i tuoi padroni, ma sarai un aguzzino. E quindi puoi scegliere solo queste due alternative. Non ti lasceranno in pace, anche se cercherai di ritirarti in una montagna, ti verranno a stanare pure là. E quindi questa cosa va tenuta molto presente, perché è di spaventosa attualità. C'è anche, appunto, per tornare al pessimismo, anche se qui poi spoileriamo, anche i piccoli agricoltori che cercano di tornare al baratto, quindi di vivere fuori dal mercato, in un'ottica appunto come quella del tallone di ferro, di un'oligarchia che non lascia scampo, perché lasciare, diciamo, delle sacche libere e fornire, diciamo, rifugio ai dissidenti, anche appunto chi è tornato al baratto poi viene fatto fuori dalla tassazione ed è costretto a lasciare le proprie terre. Appunto, torniamo agli antichi romani, quindi la storia che si ripete in qualche modo. London ci aveva visto giusto. E per finire, per tirare un po' su il morale, possiamo prendere il discorso apocalittico del padrone del mondo, ricordando che l'Apocalisse non è la fine di tutti i tempi, ma è la fine di un tempo dove bisogna passare per una forma di martirizzazione, però alla fine c'è la luce, quindi noi speriamo che dopo queste tenebre arrivi sicuramente la luce. Non prevalebbe. Speranza anche di anno. Peccato che appunto la fa su una linea temporale un po' lunga. Sì. Bene, io ringrazio Emanuele Mastrangelo e Enrico Petrucci per averci ancora una volta regalato un bellissimo racconto, questa volta concentrandosi su questo straordinario scrittore Jack London e il suo capolavoro Misconosciuto, ma che speriamo riusciremo a rifare risalire le classifiche delle vendite, il tallone di ferro. E possiamo anche continuare questo discorso un'altra volta, andando a prendere magari qualcun altro di questi romanzi. Per esempio, ce n'è uno molto interessante che è Noi di Zamiatin,
che ci apre un'altra prospettiva e che può essere sicuramente interessante da raccontare ai nostri amici. Volentieri. Certamente. Quindi alla prossima, ringrazio ancora i nostri amici e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato. Alla prossima. Grazie. Grazie a tutti.